mancano veramente poche, poche centinaia di metri al primo transito. A quel punto i chilometri che mancheranno alla conclusione di questa giornata saranno comunque ancora una volta molti, saranno 82.7 e soprattutto si aprirà la seconda parte di questa giornata, di questo tracciato, una parte che non parlerà di grandi pianeggianti, ma di un traguardo volante, di un gran premio della montagna e soprattutto di molta, molta fatica. Attenzione Lupo, perché quest'oggi gli scalatori potrebbero farsi Cipollini, ma Cipollini, andare così a graffiare il terreno veneto ancora una volta per questa prima tappa in questa terra, ovviamente della marca Trevigiano. Gli scalatori, però dopo devi fare anche dei nomi, cara Barbara, ti avevano mai chiesto un pronostico, sai, per la corsa. Però intanto arrivano, arrivano, capitanati da Filippo Pozzato, all'applauso, al sestetto di testa, Filippo Pozzato in prima ruota, a seguire Steven Eichel, Professional Cycling Team, e da quella Marcus Eichel, l'austriaco della Teuton Servetto, per far passare a Bisotti, Alessandro Bisotti della Connello CSF, ascoltavo che tra l'altro ho fatto ieri la formazione più giovane pensata all'interno del Giro d'Italia, ed ancora William Bonnet della Bivouac Week Telecom per concludere il sesto con il francese Damien Monnier della Cofidis-Reggiadia in linea. Scusa Lupo se ti ho disturbato, se sono entrata sulla tua voce, questi sono i primi sei uomini, dietro loro, l'abbiamo già ricordato, un ritardo.